urbanistica, soprattutto rispetto all'ondata umbertina sabauda che da pochi anni aveva normalizzato Roma, facendola sembrare nei nuovi quartieri post-unitari una grigia succursale di Torino, clima a parte. È però forse negli interni che la parte esoterica della sua visione si mostra in modo completo. Vuoti e pieni, curve e rette, legni e maioliche, vetri molati, un inquietante universo così lontano, la cucina, un bagno, una stanza dei ragazzi, bebè che frignano. Coppedè è evidente, gli unici abitatori a cui pensa sono i suoi sogni. Se la vita è un sogno, come qualcuno deve aver detto, perché non portare il sogno nelle stanze della vita quotidiana, in quella vita un po' usurante che tutto è meno che un sogno? È un gesto veramente bello e coraggioso il suo. Basta con quei quartieri fatti di palazzi simili in tutto meno che nei colori, con le finestre tutte uguali, con la banalità. Inquilini, avvolgetevi nelle mie architetture. I miei sogni diventeranno i vostri. C'è dolcezza nel film di marmo che Gino proietta nella nostra anima come un grande regista dell'arte di vivere. Parla anche agli spettatori, con quelle scritte sui muri, raffinatissimi murales di primo Novecento che fanno comizi, mandano segnali. Ci parla del rispettare gli ospiti. Del valore del lavoro, degli esempi di poeti e città antiche. E forse per questo, oggi malinconico non trovare in quei terrazzi gente affacciata e sfaccendata a godere del tramonto romano, ma invece soprattutto sedi di rappresentanza diplomatica e uffici, società, studi di professionisti, anche un liceo scientifico, Avogadro, con tanto di tracce di cancellini sbattuti ai lati delle finestre delle aule, e qualche turista accidentale che scatta foto. Il sogno di Gino è stato soppiantato in buona parte da una civiltà in cui la bellezza deve servire come forma di rappresentanza per fare utile. E alle ore 20, all'incirca, il quartiere Coppedè viene abbandonato dalla fauna diurna, i gessati spiriti, le scarpe a punta quadra degli uffici. E inizia il turnover. Altri lavoratori, quelli della socialità giovanile, la popolazione della notte, i ragazzetti delle famiglie bene che si impadroniscono di Piazza Mincio, con le minicare e gli stereo, chiacchierando, trescando, fumandosi qualcosa. Un accogliente meeting point da sempre. A proposito di intemperanze giovanili, si noti che in Wikipedia si trova la lapidaria frase: la vicinanza alla discoteca Piper Club ha spesso causato danni al quartiere dovuti ai frequenti atti vandalici compiuti dai frequentatori della discoteca. Di sicuro le generazioni di pesci rossi della piccola vasca, che proprio a pochi passi dal Piper è posta all'ingresso del quartiere, hanno avuto vita difficile. E questa annotazione dà la stura agli avvenimenti epocali che questo quartiere ha vissuto. È appurato che i Pink Floyd fecero 4 concerti in 2 giorni al Piper Club. Si ricorda spesso della predilezione di Dario Argento, quello degli Oboli in Chiesa, per il quartiere, dove ambienta sia il suo primo capolavoro, L'uccello dalle piume di cristallo, che delle scene di Inferno. Per non dimenticare che Coppedè stesso, il cui nome campeggia in una delle colonne d'ingresso del quartiere, ricostruì sopra il portone d'ingresso di uno dei suoi più bei palazzi il fregio di una scenografia del colossal italiano Cabiria, film del 1914. Ma se tanto di cinematografico c'è nel Coppedè, anche altri momenti della storia sono passati qui. Ad esempio il potente e temuto direttore dell'Ovra, polizia segreta mussoliniana,
Arturo Bocchini riceveva in un appartamento del Coppedè le sue spie. E ancora la mitica attrice Ruski Pavlova abitò qui. Così come in uno degli edifici più belli riecheggiavano i gorgheggi del grande tenore Beniamino Gigli, che elesse in questo villino, beato lui, la sua dimora romana. Insomma, quasi un secolo di vita a vario titolo ha attraversato quell'albero. Il villino delle fate è forse la sentinella e la sirena di tutto questo. Ed è la vera firma del Gino, che dovette subire la censura delle sue fantasie architettoniche più ardite da parte dei suoi committenti. Chissà cos'altro sarà inventato questo spericolato visionario.